Allora, siamo ad un altro degli appuntamenti della nostra serie L'italiano ti cambia la vita. E oggi siamo qui nella meravigliosa bottega di David Baguet, liutaio catalano di Barcellona, ormai famoso nel mondo perché fa i violini con una tecnica come si facevano nel Settecento, e quindi li fa per grandi personaggi, per personaggi importanti, ma anche per studenti che si rivolgono a lui perché vogliono i suoi violini. Allora, noi siamo qui perché io voglio chiedere appunto a David come si è avvicinato all'italiano, perché si è avvicinato all'italiano. E come l'italiano gli ha cambiato la vita? Queste sono le domande. Poi, pian pianino, ti interromperò, ti chiederò altre cose, Capito. però adesso lascio la parola a te e ci spieghi questo mistero del tuo coinvolgimento con, la lingua italiana e con l'Italia. Boh, prima di tutto, come sempre dico, quando una persona lavora con i violini, vuole essere un liutaio. Prima di tutto, è assolutamente necessario sapere dov'è l'Italia, prima già geograficamente, per capire tante cose, no? Perché se geograficamente vedi Italia puoi capire tante cose. E per quello una persona che fa violini, che fa strumenti d'arco, ha assolutamente la necessità di avvicinarsi alla vita italiana, al pensiero italiano e a tutto le arti che dall'Italia sono sparse per il mondo, e questa non è un'altra che un'altra arte. Io faccio il primo violino da solo ai 12 anni, nel 1977, e c'era un violino che il mio papà aveva comprato per se qualcuno dei miei fratelli o io volevano suonare, no? E io invece di voler suonarlo era in estate, l'ho smontato perché ero un personaggio un po' perfido. Perché eri curioso, Sì, ero certo. molto curioso e molto, molto, come si chiama? Attirato da Sì, questo oggetto, da no? questo oggetto che era a casa. E io l'ho smontato e da lì è partita già non solo l'idea, ho visto la luce. Cioè, io ai 12 anni ho deciso meridianamente che io volevo Fare il fare, liutaio. non sapevo neanche se Come si chiamava chiamava? liutaio, io voglio fare questi oggetti. Io ho fatto la scuola di liuteria, l'ho fatto, non l'ho finita perché, ripeto, sono un personaggio molto Inquieto? inquieto e tutte le scuole e tutte le cose un po' accademiche Ti io costringono? non mi interessano tanto, no? Quando una persona ha deciso ai 12 anni di fare i violini, ai 16 anni ha le cose molto chiare, molto, molto chiare. E io mi sono trovato alla scuola di liuteria con i ragazzi che finivano la scuola Perché non sapevano mai e, niente. non, e volevano, può darsi che volevano fare liuteria, però non erano sicuri perché avevano 16 anni, perché io dai 12 anni che portavo già un treno a una velocità e io volevo scoprire tutto, no? E in quel senso la scuola mi ha dato tanto, però allo stesso momento Rischiava di frenarti. sì, rischiavo di frenarmi. Tu non ti rendi conto, però l'Italia è permanentemente in tanti posti, diretta o indirettamente. Pensaci. Abbiamo Cioè, bisogno di una sentir, poltrona, abbiamo guarda una bisogno di poltrona sentircelo di... dire. Ma è vero, e non è amore Incondizionato. incondizionale, non, perché capisco anche i difetti, però vai qualunque cosa, qualunque oggetto di una certa qualità Gusto. e gusto, è italiano. E così, questo, il raffinamento italiano si vede subito.
si vede subito, si sente. Io almeno lo posso leggere subito quando è questo. Non è, deve essere italiano, subitamente, no? E questo è dappertutto, in tutto il mondo. E per questo. È per questo che possiamo dire che l'italiano è nell'aria dovunque e ti cambia la vita. Assolutamente.